prima attinente alla situazione che si è venuta a creare a seguito della decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sul diniego del piano di riequilibrio. Molto brevemente, noi stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie perché si possa affrontare in modo deciso questo momento complicato, e siccome siamo assolutamente convinti delle ragioni tecniche della nostra azione, affronteremo con la giusta determinazione il ricorso, nella fiducia che la decisione possa essere completamente rivista, e nello stesso tempo mettendo in atto tutte le azioni amministrative, istituzionali e politiche necessarie per far comprendere a tutti, non solo alla nostra città, che Napoli non si trova in dissesto, perché non è tecnicamente in dissesto, non è in predissesto, era una città sostanzialmente sull'orlo del baratro 2 anni e mezzo fa. Oggi è una città viva, una città piena di turisti, piena di cultura che si vuole commissariare, è piena di energia, le gare ripartono, si pagano i creditori, 2 anni e mezzo fa si pagavano a quasi 4 anni di ritardo, adesso 1 anno e mezzo di ritardo, a fine anno andremo in avanzo, pagheremo a 90 giorni, le gare si stanno aggiudicando, i grandi progetti stanno partendo, i piani di rientro si stanno facendo, la refezione si fa, i contratti delle maestre, facciamo un concorso pubblico, abbiamo fatto scorrere le graduatorie, siamo la città d'Italia che più cresce in termini di turisti, si faranno tantissime iniziative nella prossima primavera che anzi non sappiamo più dove farle, sono talmente le richieste, insomma tutto mi sembra tranne una città morta. Non è Ginevra, non è Lugano, perché Napoli non sarà mai Ginevra e Lugano, per fortuna, e non potrà mai in un anno risolvere i suoi problemi, soprattutto per chi ci ha consegnato 1,5 miliardi di debito e 850 milioni di disavanzo. Voglio aggiungere, credo l'atto coraggioso che noi tutti abbiamo compiuto, amministrazione, sindaco, consiglio comunale, è che appena ci siamo insediati noi potevamo scaricare le responsabilità nel passato e proclamare il dissesto. Non l'abbiamo fatto perché non ci appartiene questa politica dello scaricabarile. Chi ha amministrato nel passato l'ha fatto con luce, ombre, ha fatto cose buone, cose sbagliate, questo appartiene alla storia, non dobbiamo stare noi a giudicare. Credo che sia un atto di grande responsabilità istituzionale, cioè quello di esserci caricato responsabilità anche che non ci appartenevano, perché le istituzioni così si comportano. Le istituzioni hanno una loro continuità, indipendentemente dalle donne e dagli uomini. Noi siamo molto diversi da chi ci ha preceduto, anche noi facciamo i nostri errori, ma siamo molto diversi. E stiamo cambiando, la stiamo cambiando questa città. Io voglio fare un appello all'unità, l'ho detto più volte, delle forze sane e democratiche. Oggi chi si mette contro la città, chi si augura il dissesto, è un nemico della città di Napoli, non è un nemico del sindaco, perché il sindaco in questo momento sta facendo esclusivamente gli interessi della città di Napoli, e noi porteremo a casa questo risultato. Io sono pronto a scommettere qualsiasi cifra su questo. Io sono convinto che noi eviteremo il dissesto della città di Napoli, ma non perché è una scommessa come se giocassimo d'azzardo, perché ne abbiamo le ragioni tecniche, amministrative, istituzionali e politiche, e vedo un clima assolutamente positivo che porta in questa direzione. Io nei prossimi 3 mesi starò anche a Roma più spesso. Ho fatto tanti incontri nei giorni scorsi, mentre stavo a Roma mi chiamavano i giornalisti per sapere se ero andato a Roma per dimettermi. Io non mi dimetto, io non scappo, come fa qualcuno che scappa dicendo che fa un garbo al presidente e fa commissariare il teatro. Insomma, io non appartengo a quella categoria di persone, io quando le cose sono in difficoltà mi carico. E quando le cose vanno bene, purtroppo in questi 2 anni e mezzo non sono mai andate bene, quindi non mi sono mai potuto rilassare. Magari se vanno bene ci sarà anche la possibilità di rilassarmi un paio di giorni, che non farebbe male a me e a tutti noi. Sono molto carico, molto determinato, molto orgoglioso, molto umile. Lo dico a chi dice che il sindaco si deve fare un bagno di umiltà: sono disponibile anche a camminare scalzo per la città di Napoli, se serve. Sono disponibile a fare quello che volete, purché sia nell'interesse della città di Napoli.
non mi chiedete imbrogli, non mi chiedete ciuci, non mi chiedete compromessi morali, perché questi non li so fare. Chiedetemi compromessi politici alti, chiedetemi camminare scalzo, chiedetemi di lavorare non 20 ore ma 24, chiedetemi di correggere gli errori, lo farò. Ma non mi chiedete di fare cose che non mi appartengono, perché in quel caso non avrete una porta in faccia blindata, quella che l'altra volta hanno aperto a casa mia per entrare. Da me non si entra, si entra a casa ma non si entra nella mia persona, che ha una sua dignità e una sua storia personale, e su questo sono disposto a morire. Per il resto, ripeto, il messaggio che voglio dare a voi tutti, ringraziarvi perché mi state accompagnando in un momento difficile, aiutate la città, soprattutto stringiamoci attorno a Napoli e facciamolo anche nei momenti in cui io in queste ore dovrò essere più impegnato in altre sedi. Conto molto su di voi, conto sulla maggioranza soprattutto, ritrovata, mi auguro, nella sua unità, nella sua maggioranza allargata, di quelli che sono, ci stanno aiutando in modo straordinario negli ultimi giorni, e confido anche nel senso di responsabilità delle opposizioni. Delle opposizioni che non hanno fatto mancare il loro sostegno in momenti difficili e anche la loro critica, certe volte costruttiva, qualche volta non condivisa da parte mia, ma questa è la dialettica democratica. Mi auguro che non si sfilino in questo momento, perché sarei il primo a riconoscere loro il contributo che daranno alla città, e sapete che posso sbagliare. Potete non condividere anche per nulla la mia azione, ma sulla lealtà e sull'onestà intellettuale statene certi che sarò il primo a riconoscere il ruolo che possiate fare da qui ai prossimi mesi. Quindi sono molto positivamente orientato a ritenere che la Corte dei Conti accolga le nostre ragioni, che sono enormi, e sono ancora più convinto che si possa attuare un processo politico, istituzionale e normativo che metta Napoli in sicurezza. Noi non chiediamo, l'ho detto anche al mio amico Ignazio Marino, che ho incontrato ieri al Quirinale, l'altro ieri, l'ho detto anche a Piero Fassino, noi non chiediamo la legge speciale per Napoli. Un anno e mezzo fa, vi ricordate, quando andammo quasi tutti a Montecitorio, era una situazione veramente complicata. Siamo stati sull'orlo di non pagare gli stipendi, di chiudere il riscaldamento e l'illuminazione della nostra città, là ci servivano i soldi, non ce l'hanno dato. Ci hanno dato una legge che hanno chiamato Salva Napoli, ma lo dimostro in questi giorni che Salva Napoli non era, era un altro tipo di legge. Oggi a noi ci serve molto poco, perché in questo anno e mezzo, grazie all'amministrazione, grazie al Consiglio Subcomunale, grazie soprattutto ai cittadini che hanno sopportato sacrifici durissimi imposti dalla legge, non da noi, noi ne stiamo uscendo, ne siamo quasi usciti. Qualcuno ci vuol far ritornare all'inizio del tunnel, noi non torneremo, quindi oggi non chiediamo leggi speciali, non chiediamo soldi, perché non abbiamo bisogno di soldi, perché stiamo da soli uscendo da questa crisi, abbiamo bisogno semplicemente di avere un percorso ordinario che non ci faccia stare ogni giorno con la spada di Damocle sul collo del dissesto, perché Napoli ha bisogno del tempo necessario per uscire, Napoli come Reggio Calabria, come Catania, non possiamo in un anno e mezzo annullare 1,5 miliardi di debiti e 850 milioni di disavanzo. Avremmo solo un modo per poterlo fare: licenziare tutti i nostri dipendenti, chiudere le scuole, chiudere l'illuminazione e far trovare i rifiuti per strada. Io non penso che nessun funzionario dello Stato si possa augurare una cosa simile, perché a quel punto non è più l'amministrazione, non è più lo Stato, è un'altra cosa, è guerra, carestia o terremoto, che non ci appartiene. Chiedo scusa di aver sottratto del tempo, ma volevo dirvi questo. Nel dire poche parole su un altro punto, scusarmi perché alle 14:30 dovrò allontanarmi dal Consiglio, perché convocato dal Ministro della Coesione e dal Ministro dell'Ambiente per la conclusione auspicata dell'accordo su ricostruzione Città della Scienza, altro punto importante della nostra città, vorrei dire un'altra cosa. Oggi è in discussione una delibera sulla quale ci abbiamo messo la faccia, e non solo la faccia, anche la cosiddetta poltrona, come chiama qualcuno, una poltrona che scotta, perché sono stato 2 anni, ovviamente a titolo completamente gratuito, presidente della Fondazione del Teatro San Carlo. Oggi c'è una delibera importante, una delibera significativa, una delibera coraggiosa, che avrebbe dovuto salvare il teatro per sempre e che invece, insieme a delle condotte che io non ho condiviso, ha portato al commissariamento del Teatro San Carlo. Ebbene, io voglio dire in quest'Aula che è necessario approvare questa delibera perché mette in sicurezza
per sempre il teatro, a condizione ovviamente che il commissario se ne vada, perché noi non possiamo dare patrimonio della città a un commissario e al governo, visto che anche nell'incontro avuto tra Lanci e Napolitano si è convenuto che si va sempre di più verso una città delle autonomie, una città dei comuni. Lo stesso presidente del Lanci, lo stesso presidente della Repubblica e molti sindaci abbiamo convenuto sul percorso politico di città sempre più autonome, visto anche l'imminente modifica del titolo quinto della Costituzione repubblicana. Noi non potremmo dare un patrimonio significativo della nostra città a un commissario governativo, peraltro nominato in modo così discutibile. Invece noi diamo quei soldi a una delle eccellenze, quei soldi, quel patrimonio a una delle eccellenze fondamentali della nostra città. Io non voglio ripercorrere la storia perché ormai è stata talmente ed è talmente chiara e non voglio sottrarre tempo alla discussione della delibera. Semplicemente una delibera fondamentale. Noi ci auspichiamo che il commissario lasci presto, l'ho detto anche a lui, l'ho detto al ministro, nel pieno rispetto della persona del commissario, che non tocchi i salari dei lavoratori e i posti dei lavoratori, non tocchi la dignità del teatro, si riprenda rapidamente la gestione ordinaria, perché quel teatro ha funzionato benissimo in questi due anni, può funzionare ancora meglio, deve funzionare in regime di ordinarietà. La cultura non si può commissariare e soprattutto non si può commissariare con giochi di potere come è stato fatto a Napoli. Non si può giustificare le dimissioni da un organo collegiale divenendo poi argomento per il commissariamento, ritenendo che in tal modo si potesse fare uno sgarbo al presidente. Quelle dimissioni hanno comportato, secondo l'interpretazione del ministro, una violazione di legge, perché se era un obbligo aderire alla legge, quella maggioranza aveva l'obbligo di non dimettersi e di approvare l'adesione alla legge, e soprattutto le dimissioni hanno comportato di fatto il commissariamento del teatro. E nello stesso decreto ministeriale sta scritto che il commissariamento è giustificato dall'obbligo di aderire alla legge. Allora mi chiedo perché non hanno aderito alla legge, se io ero l'unico che ero contrario, avevano i numeri per aderire. E l'altro argomento che viene utilizzato è quello che il CDA non riesce a funzionare. Chi deve nominare il CDA per poter far funzionare? Tra gli altri, il governo. Allora mi chiedo, se non è schizofrenia istituzionale questa, di che stiamo parlando? Un ministro che fa un decreto che commissaria dicendo che il CDA non si può ricomporre, chi deve ricomporre il CDA? Il governo, insieme al presidente della regione. Questo è un tema, la lettura è talmente semplice e chiara che la possono comprendere tutti. Il nostro obiettivo adesso è quello di far completare rapidamente questa fase di commissariamento nel più breve tempo possibile, ritornare alla gestione ordinaria, ritornare alla presidenza del San Carlo, avere tutti gli enti seduti a quel tavolo, la regione e gli altri, completare la procedura di ricapitalizzazione, mettere in sicurezza il teatro, soprattutto dare serenità alle lavoratrici e ai lavoratori che stanno facendo una battaglia, e voi tutti lo sapete perché abbiamo avuto un incontro molto bello, interessante e proficuo in Commissione Cultura, non per salvaguardare i loro privilegi ma per salvaguardare l'autonomia e la dignità del teatro, per salvaguardare il loro lavoro, per salvaguardare la loro dignità, gli sforzi che si fanno. Che il Teatro San Carlo ha più alzate di sipario della Scala, non ha le sponsorizzazioni della Scala, non ha il personale della Scala, non ha il peso politico della Scala, e quindi tutto il resto appresso. Quindi noi siamo anche qui oggi per scrivere una pagina importante, secondo me, come Consiglio Comunale, nel senso che stiamo vicini al nostro teatro, lo sosteniamo in un momento di difficoltà anche dal punto di vista economico. Il governo, con quell'adesione alla legge, e il Parlamento daranno se no 10-15 milioni come prestito, questa è tutta la cosa rilevante di quella legge, che oggettivamente ha avuto un grande merito quella legge. La legge di Svalore Cultura ha avuto il merito di rompere un teatro, di scatenare una protesta senza precedenti, di distruggere un CDA, di mandare al mare due anni di lavoro ordinari, due anni di pareggio di bilancio. Avremmo chiuso il bilancio inutile, ha fatto commissariare il teatro, indubbiamente è sicuramente una legge
che da questo punto di vista ha avuto un grande merito, quello di distruggere tutto. Quindi da qui si deve ripartire, da qui si deve, dal nostro consiglio comunale, si deve dare un messaggio forte che noi siamo vicini al teatro, che vogliamo che questo commissariamento finisca nel più breve tempo possibile, molto prima dei 60 giorni. Lo stesso ministro e lo stesso commissario, nelle due telefonate che ho avuto, mi hanno detto che dovrà finire entro 60 giorni, anzi ci auspichiamo prima, quindi non so quanti giorni sono passati, 7, 10, 15, speriamo che faccia presto. Il piano si deve approvare come lo volevamo approvare noi, c'è un piano che rilanci il teatro, che salvaguardi i lavoratori, i loro stipendi, i loro posti di lavoro, che elimini gli sprechi, che tagli le esternalizzazioni, che abbassi i costi di produzione. Se c'è qualche stipendio da tagliare, certo non è quello dei lavoratori, ma magari è di qualcun altro, e che se non si approfitti di questo periodo di gestione commissariale e a mio avviso extraordinem per fare atti che non hanno nulla a che vedere col commissariamento ad acta. Il commissariamento ad acta è finalizzato esclusivamente nel leggere il decreto all'approvazione del piano, all'approvazione del bilancio che avremmo potuto approvare noi, e solo l'irresponsabilità delle dimissioni ha portato che noi non possiamo approvare in regime ordinario il bilancio che era già pronto. E io ho convocato il CDA, e non si facciano gestioni di potere e gestioni di altro tipo, perché quelle poi hanno a che vedere con altro e non con una gestione commissariale che non condividiamo, ma che sta scritta là nel decreto ministeriale. Quindi oggi mi auguro che venga un segnale forte, unitario, come è stato in Commissione Cultura, dove ho molto apprezzato gli interventi di Mansueto e Palmieri. Io mi auguro che ci sia un segnale forte, che non è un segnale a difesa del Presidente della Fondazione San Carlo, che non lo è più, perché io adesso faccio il sindaco, parlo da sindaco, non parlo da Presidente della Fondazione, perché sono stato esautorato con un provvedimento che reputo illegittimo da quella funzione. Quindi credo che noi dobbiamo rispondere come città. Il teatro non è di qualche boiardo romano, il teatro San Carlo del 1737 è patrimonio storico dell'umanità e si trova nella città di Napoli. Se oggi noi conferiamo dei beni, lo facciamo solo se quel teatro è ben saldo nella nostra città, non per far fare interessi personali, esclusivi o di cricche da parte di altri che non stanno in questa città. E se volete io posso fare anche nomi e cognomi, perché l'ho fatto in questi giorni. Quindi non consentiamo, io non consentirò in alcun modo che altri continuano a fare interessi non pubblici che sono stati fatti nel passato, e mi auguro in questa battaglia di non trovarmi solamente con la maggioranza, ma trovarmi con l'intero Consiglio Comunale. Grazie.